Noi siamo molto grati a SCM per aver aperto le porte in questa giornata approfittando del Festival dell'Industria. Credo sia una cosa molto importante. SCM è una parte fondamentale del nostro territorio e le famiglie che sono famiglie fondatrici che ancora gestiscono SCM credo sia una testimonianza molto importante di questo. Diciamo spesso che le aziende che dopo questa crisi degli ultimi 4-5 anni sono rimaste sul territorio etoniche, sono aziende uscite da questa stessa crisi più forti, più solide e ancora più convinte di una missione che hanno. SCM in particolare è un'azienda che è presente in tutto il mondo e credo sia un vanto importante per tutta la Romagna e quindi per tutta la nostra regione. SCM, pur essendo un'azienda moderna, diciamo così, che si sta sempre di più internazionalizzando, ha comunque mantenuto le sue radici di azienda familiare. Diciamo, noi facciamo risalire un po' la nostra nascita dalla prima macchina che progettò mio padre nel 1952 e diciamo che le origini sono state mantenute. Le famiglie sono sempre rimaste attive in azienda, ricoprendo vari ruoli. Non solo all'interno dell'azienda, ma anche sul territorio, ricoprendo degli incarichi istituzionali. Anche oggi il presidente Maggioli riprendeva questo fatto ed è vero, perché questa presenza sul territorio è sempre stata curata proprio per il fatto che, essendo un'azienda comunque tecnologica, ha bisogno di avere un rapporto col territorio tutto particolare, molto legato diciamo alle peculiarità, e le peculiarità del nostro prodotto sono tali per cui occorre che siano preservate, curate, diciamo anche coccolate, proprio perché non sono facili da creare, non sono facili da preservare, e questo porta l'azienda a preservare i propri dipendenti, a curarli in tutto e per tutto. È stato molto importante l'incontro di questa mattina con le istituzioni proprio per rimarcare questo fatto. Il rapporto col territorio per un'azienda familiare come SCM è fondamentale. Siamo qua oggi a questo evento dove abbiamo raccontato, diciamo, cose abbastanza complesse con parole abbastanza semplici ed è quello che riusciamo e cerchiamo di trasmettere costantemente anche, diciamo, ai nostri intermediari e ai nostri clienti, perché poi il risultato finale di questa epoca di grandi cambiamenti è che per tutti quello che succede oggi per ciascuno di noi con, diciamo, i telefonini deve succedere anche sia per gli operatori delle macchine che per i clienti che devono trovare facile gestire il loro processo produttivo. Noi ci occupiamo di questo, di fatto macchinari e componenti industriali. Non solo, come è la nostra radice storica, macchinari per la lavorazione del legno in tutte le sue tipologie, ma anche per materiali compositi avanzati perché questa è stata l'evoluzione del nostro prodotto. Grazie a una continua diciamo, ricerca e a continui investimenti in ricerca e sviluppo, cosa che è facile dire costantemente, ma che sentire dire in giro, ma di fatto che ci rendiamo conto che nel nostro caso ha fatto quel salto che è possibile solo quando cambia la taglia dimensionale. Il nostro territorio, come dicevo, non è solo questo, ma siamo radicati in Italia anche fortemente in Veneto, Lombardia, fino alla Val Brembana, sopra Bergamo, ma anche in Toscana e all'estero, oltre allo stabilimento produttivo in Brasile. Abbiamo tante filiali che sono la garanzia per tutti i clienti nel mondo di avere forti radici di un gruppo solido che sarà sempre presente. Questa azienda ha fatto la storia industriale di Rimini e della Romagna, ha saputo sempre affrontare la crisi come un'opportunità per crescere, ha sempre investito in tecnologia, sulla qualità del prodotto, sulla qualità dei processi industriali e dell'organizzazione industriale, è sempre stato un esempio e non è un caso che eccella nel mondo in diversi settori perché ormai non è soltanto il settore delle macchine per il legno, ma sono macchine di grande qualità in tantissimi settori con altissimo livello tecnologico.
Oggi si parla molto di Industria 4.0. A livello politico che cosa si sta facendo? Beh, si sta cercando di aiutare le aziende che investono nei processi tecnologici, di crescita tecnologica, nei processi di digitalizzazione delle imprese. Il governo sta cercando con Industria 4.0 di incentivare fortemente questi processi affinché cresca il livello di eccellenza sia dell'organizzazione aziendale sia della capacità di produrre e di fare prodotti migliori. Appuntamento in SCM che rappresenta sicuramente la storia dell'imprenditoria riminese. Ma è una storia industriale italiana, grande intuizione di famiglie italiane, in questo caso di famiglie riminesi, la famiglia Gemmani, la famiglia Aureli, che oggi si confrontano con i tempi che cambiano, un momento straordinariamente importante di cambiamento. Io lo ricordo quando divenni sindaco nel 2011, quel cambiamento non ci parlava di una crisi economica, ma di un cambio d'epoca, quindi di cambio di processi industriali, di tecnologia che poteva espellere, come dire, il mondo del lavoro aumentando la produttività. Quindi in qualche modo un gruppo che ha una storia e radici importanti, che nel momento importante dell'avvento del cambio d'epoca, già qualche anno fa, ha saputo investire in ricerca, innovazione e sviluppo. Oggi il gruppo SCM investe oltre il 7% in ricerca e sviluppo e dentro processi di acquisizione, di innovazione, senza i quali probabilmente quel cambio d'epoca avrebbe magari colpito duro anche il nostro territorio e lo stesso gruppo. Oggi, come dire, i territori cosa possono fare? Intanto io auspico davvero un processo di semplificazione di riforme. Gli stessi ostacoli, lentezze, tempi inadeguati alle esigenze di un'azienda li vive magari una pubblica amministrazione che vorrebbe correre per interpretare il cambiamento e quindi una semplificazione dei processi. L'idea però in queste problematiche è di non rinunciare ad avere una tua traiettoria, una tua direzione di marcia. In questo senso l'area vasta Romagna, l'idea di trovare sinergie con territori sulla logistica, sulle infrastrutture. Questo è un grande gruppo industriale, magari le infrastrutture che collegano meglio questo nostro territorio riminese al porto di Ravenna possono portare meglio le merci nel mondo, tanto per fare un esempio. È un'iniziativa molto importante e congratulazioni a Confindustria che sta portando avanti questa iniziativa proprio per presentare al mondo imprenditoriale e anche alle istituzioni quello che sono le imprese che continuano a esprimere valore e a essere innovative e in forte crescita e sviluppo. E oltre che valorizzare le imprese di Confindustria, diventa anche un esempio per tutto il resto del mondo imprenditoriale per trarre spunti per chi dimostra di avere capacità imprenditoriali.